Buongiorno e benvenuti a questo nuovo webinar di Planet Tech Italia in collaborazione oggi con la città metropolitana di Milano. Parleremo di come Reticus Safeway ha influito in termini di innovazione tecnologica e nei processi operativi della divisione strade della città metropolitana di Milano. Con me oggi abbiamo l'architetto Tadini, che saluto. Buongiorno a tutti. Grazie della sua presenza, architetto, e Vincenzo Massimi, che è il technical manager del servizio Reticus Safeway e che farà un intervento sui benefici che il servizio Reticus Safeway nell'adozione comporta negli enti gestori delle strade. Buongiorno, Vincenzo. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Allora, partiamo proprio dall'agenda di questo webinar, di che cosa parleremo oggi. Quindi, quali sono gli obiettivi del webinar? Una brevissima presentazione dei relatori. Faremo una brevissima introduzione sul servizio Reticus Safeway e di che cos'è la manutenzione predittiva. Dopodiché l'architetto Tadini ci parlerà nel dettaglio del caso della città metropolitana di Milano e di come, appunto, come dicevo in introduzione, l'innovazione costante che cerca questa amministrazione pubblica nell'organizzazione dei processi operativi e delle indagini e nella manutenzione delle infrastrutture ha appunto contribuito nell'implementazione di questo sistema informativo che è Reticus Safeway. E poi naturalmente quali sono i risultati e le best practices da condividere. Vincenzo ci farà invece un discorso più generale su quali possono essere proprio per i gestori delle strade, in un discorso più ampio, i fattori di successo adottando appunto il monitoraggio satellitare nel monitoraggio dei nel controllo delle infrastrutture stradali. E poi naturalmente vedremo quali sono le conclusioni più importanti raggiunte da quest'oggi nella relazione, insomma, di tutte le varie parti. Mi presento velocemente, io sono Massimiliano Arcieri, sono Business Development Manager per conto di Planet Tech Italia e porto avanti lo sviluppo del business, soprattutto sulla linea della pubblica amministrazione e della difesa e naturalmente la piattaforma Reticus è uno dei servizi di Planet Tech che cerco di promuovere e di presentare ai nostri clienti. Per quanto riguarda invece l'architetto Tadini, è dirigente della città metropolitana di Milano e dal 2019 riveste il ruolo di direttore del settore strade e mobilità sostenibile. Divisione settore che si occupa della manutenzione delle strade provinciali e delle piste ciclabili e naturalmente della realizzazione anche di nuove opere stradali, della gestione dei ponti, delle autorizzazioni e delle concessioni. Dal 2022 l'architetto Tadini riveste anche l'incarico ad interim di direttore del settore programmazione ed edilizia scolastica. E Vincenzo, come dicevo, invece è Senior Technical Specialist, lascio a lui insomma la sua presentazione, perché sicuramente si presenta meglio di quanto possa fare io. Sì, grazie Massimiliano. Io sono Senior Technical Specialist e lavoro all'interno del team Reticus e seguo tutti i servizi di monitoraggio su strutture, infrastrutture e territorio. Quindi diciamo tutto ciò che concerne l'analisi di stabilità. Grazie mille Vincenzo. Allora, entriamo nel merito e maggiormente nel dettaglio degli argomenti. Quindi cominciamo a parlare del servizio Reticus Safeway e di che cosa intendiamo quando parliamo di manutenzione predittiva. L'instabilità è chiaramente qualcosa che riguarda globalmente, impatta globalmente tante entità, insomma, da chi gestisce naturalmente le strade e le infrastrutture, ma anche naturalmente noi privati cittadini che ne usufruiamo. E gli impatti naturalmente possono essere di diversa natura, sia in termini economici, perché naturalmente la manutenzione e i danni strutturali provocati da questi tipi di fenomeni si riflettono in un impatto economico importante, sia ambientali,
per appunto le comunità in cui queste infrastrutture sono localizzate, e naturalmente anche di sicurezza, perché come è tristemente noto da alcuni eventi che sono capitati sul territorio italiano recentemente, hanno un grosso impatto, insomma, anche in termini di sicurezza. Sintetizzando in punti, naturalmente l'instabilità di tipo idrogeologico, quindi tipologie di dissesto, sia naturale, naturalmente alcune volte indotto anche, porta naturalmente a danni strutturali a strade e ponti, che quindi, insomma, vanno assolutamente monitorati e tenuti d'occhio. E una volta naturalmente accaduti, comportano un aumento di costi e manutenzione per provvedere alla riparazione degli stessi. Oltre naturalmente a tutti i disservizi e a tutte le interruzioni di viabilità e quant'altro, insomma, che dipendono proprio da questo tipo di eventi. Naturalmente, da tempo si pensa a monitorare, no, questa parte preziosa delle infrastrutture, soprattutto quelle sottoposte a maggiore instabilità, con diverse tecniche. Naturalmente le tecniche tradizionali hanno dei limiti insiti, che innanzitutto nello stanziamento proprio di risorse considerevoli, e in secondo luogo anche sulla manutenzione di informazioni predittive. In pratica noi spesso e volentieri ci accorgiamo, insomma, del danneggiamento occorso alla struttura che monitoriamo quando è ormai troppo tardi, e quindi aumentano sia i costi, ma aumentano tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato, quindi anche i disservizi e tutto il resto. Come funziona invece un sistema di monitoraggio satellitare come Reticus Safeway? Il primo passo è quello naturalmente di costruire una mappa, una vera e propria mappatura del movimento del suolo che vengono derivate dai dati satellitari. In questo caso si tratta di dati radar, e viene utilizzata una tecnica chiamata tecnica interferometrica, che localizza dei punti che riflettono appunto il segnale radar proveniente dal satellite in maniera ottimale, e quindi ci restituiscono ad ogni passaggio del satellite la risposta proprio di quel punto, che poi chiaramente viene mappata nel tempo. Quindi il primo effetto che abbiamo quando viene attivato questo monitoraggio è avere una sorta di macchina del tempo che mi permette subito di ricostruire il passato, no, di quell'infrastruttura o di quella precisa area che sto guardando. Naturalmente poi questa mappatura di movimento del suolo viene associata ad altri dati, insomma, informativi geografici dell'infrastruttura stessa, quindi viene incrociata praticamente spesso proprio con quella che è la rete infrastrutturale in carico al gestore dell'infrastruttura stessa, e poi attraverso naturalmente degli algoritmi di machine learning o di intelligenza artificiale, di automatizzazione dei processi in generale, si crea una vera e propria classificazione di strade e ponti, quindi anche una gerarchia, insomma, in base all'importanza, in base alla storia anche di quel ponte, o in base, insomma, alle criticità che sono già note in alcuni casi. Reticus Safeway a questo punto definisce, aiuta a definire naturalmente anche chi deve in qualche modo definire una lista di priorità, no, per le ispezioni, per le manutenzioni, aiuta proprio a dare una prioritarizzazione. Poi Vincenzo ci farà vedere che cos'è proprio un indice di prioritarizzazione, di cui si avvale direttamente poi l'utente Reticus, ottimizzando le ispezioni sul campo, e con lo scopo naturalmente di avere un report molto preciso sull'attuale livello di danno, oppure sulle opere effettivamente che devono essere fatte su quel manufatto. Quindi, che cos'è la manutenzione preventiva? Attraverso proprio il classico sistema semaforico, quindi rosso, giallo e verde, noi visivamente, molto intuitivamente, riusciamo subito a capire quali sono i tratti di infrastruttura che controllo
che hanno una priorità, insomma, nelle ispezioni. Quindi, capendo e comprendendo a fondo le tendenze del movimento del suolo tramite i dati interferometrici, riesco appunto quali sono i tratti di infrastruttura, che naturalmente possono essere sia stradale che ferroviaria, con il più alto livello di stress, che comunque necessitano, insomma, di un occhio di riguardo, diciamo così. E in base a questo, chiaramente, riusciamo abbastanza facilmente a pianificare e a prioritizzare le attività di ispezione e di manutenzione. Questo naturalmente è molto importante perché invece di programmare delle ispezioni o delle manutenzioni in maniera abbastanza random, riesco a focalizzare e quindi a ottimizzare anche le risorse da mandare in campo in maniera molto importante. E utilizzo questa frase dell'architetto Tadini sull'utilizzo del servizio Retico Safe proprio per introdurre poi l'intervento dell'architetto, cioè l'utilizzo del servizio Reticus Safeway ci permette di monitorare in continuo tutte le nostre infrastrutture e contribuisce, sta contribuendo al miglioramento dell'efficacia delle ispezioni in campo. Quindi è proprio questo il concetto di manutenzione predittiva che c'è alla base di Reticus Safeway e poi naturalmente alla base dell'utilizzo da parte dell'utente finale Reticus. E con questo lascio la parola all'architetto Tadini, che ci parlerà proprio di come l'innovazione sia una parte fondamentale nella divisione infrastrutture della città metropolitana di Milano e come Reticus ha contribuito sia all'innovazione, naturalmente al monitoraggio attivo delle infrastrutture. Prego, architetto Tadini. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti di nuovo. Allora, da qualche anno Città Metropolitana di Milano ha avviato un percorso di innovazione e di messa a sistema di tutti i dati e informazioni relativi alle proprie infrastrutture per dare accesso a tutti gli interessati a queste informazioni. E in questo processo si inserisce la collaborazione con Planetech, che ha proprio l'intento di dare strumenti oggettivi che siano di supporto alle decisioni e quindi non più secondo delle logiche soggettive, e andando a definire una dashboard che aumenti la trasparenza delle attività che svolgo. Planetech è arrivata in un momento in cui Città Metropolitana aveva avviato un processo per censire e geolocalizzare i dati relativi ai ponti. Si pensava che questo passaggio fosse importante per sapere esattamente dove sono collocate queste infrastrutture e metterle così in relazione anche con altri elementi del territorio. Per consentire appunto l'utilizzo di strumenti come Reticus. Infatti, mettendo in relazione tutti i vari elementi, si riesce a gestire meglio il territorio. E Città Metropolitana sta ampliando il proprio geodatabase anche su altri oggetti di monitoraggio, quali le scuole, edifici istituzionali e le strade. Riorganizzare il lavoro è stata la leva per ripensare anche i processi e mettere ordine nelle informazioni. E da una modalità di controllo dei ponti che veniva svolta esclusivamente in loco si è passati al remote sensing. Quindi abbiamo attuato un monitoraggio satellitare per avere dei dati oggettivi che fossero confrontabili attraverso la restituzione dei movimenti verticali delle strutture. In questa slide abbiamo sintetizzato il cambiamento culturale che è sotteso al processo intrapreso e la sfida che ci siamo dati. Quindi un cambiamento nell'approccio ai problemi. Anche attraverso l'uso di strumenti innovativi per passare da una logica di emergenza ad una logica di programmazione e predittiva, come si diceva prima.
La programmazione passa necessariamente attraverso una serie di passaggi che vanno dalla modifica delle modalità operative al potenziamento delle capacità dei lavoratori, al dotarsi di strumenti di lavoro più moderni e all'avere un supporto di dati selezionati e aggiornati continuamente. Quindi l'obiettivo di questa sfida non è soltanto quello di contenere le emergenze, che sicuramente è un obiettivo importante, ma anche rispetto a quelle che non si possono, che insorgeranno fisiologicamente, cercare di andarne a mitigare la gravità. Un aspetto da non sottovalutare in questo processo è il parallelo cambio che deve avvenire nel personale, che fino ad oggi ha sempre operato con gli strumenti più tradizionali e che fa fatica ad orientarsi in metodologie più innovative. È veramente importante che il personale venga accompagnato in questo processo di cambiamento, superando la diffidenza e lo scetticismo iniziali, attraverso una formazione proprio finalizzata alla tecnologia che viene utilizzata e al potenziamento delle skills necessarie per operare sulla dashboard di Reticus. Questa slide è utile per inquadrare i paletti all'interno dei quali ci muoviamo, che ci dettano le nuove linee guida per la sicurezza dei ponti e di viadotti che sono state pubblicate a luglio 2022. Abbiamo un livello zero, che riguarda il censimento delle opere da realizzare entro il 31-12-2023, un livello 1, sulle ispezioni visive e le schede di difettosità. Il livello 2, analisi dei rischi rilevanti e la classificazione su scala territoriale da attuarsi entro il 30 giugno 2025. Il livello 3, valutazione preliminare dell'opera. E il livello 4, relativo alla verifica accurata da effettuarsi entro il 2026. Si tratta quindi di un percorso multilivello che ha l'obiettivo finale, di determinare una classe di attenzione per la gestione del rischio e per la verifica della sicurezza, di sicurezza delle infrastrutture dei ponti. Il Metroponte è il nostro progetto che costituisce il primo intervento strategico di città metropolitana che ha come obiettivo il riordino, la semplificazione e la dematerializzazione degli interventi strutturali della città metropolitana di Milano sul tema delle infrastrutture, che inizia proprio dai ponti. È un vero e proprio modello di gestione e intervento sul territorio che integra innovazione e sicurezza e si basa sull'integrazione di più tecnologie e risorse e processi operativi. Si attua attraverso un database che raccoglie tutte le informazioni, i dati e i documenti relativi ai ponti e che è aperto anche alla pubblica consultazione. Le attività di sorveglianza, ispezione e valutazione della sicurezza sono integrate in un sistema che mette immediatamente in evidenza i casi di anomalia, permettendo di attivare un sistema di allerta e di intervento. In questa slide abbiamo voluto riassumere quali sono state le tappe del percorso intrapreso nel nostro ente. Le scorro velocemente. Città metropolitana approva le linee guida per la gestione dei ponti, identificazione, sorveglianza, ispezione e valutazione di sicurezza. Nel 2019. Sempre nel 2019 abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione Lombardia di 510.000 euro. Nel 2020 abbiamo proceduto con un affidamento a Planetech per l'acquisto del servizio Reticus per il monitoraggio satellitare del territorio. Nel 2020 Città Metropolitana riceve un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture di 1.155.000 euro.
Con decreto dirigenziale del 2020, acquisiamo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture sulla gestione e il monitoraggio della sicurezza dei ponti. Viene quindi costituita una task force all'interno dell'area infrastrutture per usare e monitorare la piattaforma Reticus nel novembre del 2020. Viene fatto un affidamento a CSI Piemonte per la realizzazione di un Bridge Management System, un gestionale completo delle infrastrutture dei ponti correlato con il geodatabase di Città Metropolitana e i progetti dell'ente che riguardano i ponti, organizzato secondo il modello multilivello del Ministero che vedevamo prima. Quindi sono uscite nel luglio 2022 le nuove linee guida del Ministero e in questo momento abbiamo in fase di definizione la fase 2 del Bridge Management System per l'interoperabilità e l'estensione anche alla gestione della rete stradale. Abbiamo fatto recentemente un focus sul ponte di Vapro d'Adda. È un ponte ad arco in cemento armato che collega Vapro d'Adda con Canonica d'Adda, sul quale abbiamo chiesto a Planetec un'indagine che ci desse gli elementi per valutare eventuali correttivi ai limiti del transito dei mezzi pesanti. E i risultati che ci sono stati restituiti da questa analisi hanno evidenziato un basso indice di priorità. Il ponte quindi è stato riconosciuto come stabile, nonostante siano state rilevate delle oscillazioni di carattere stagionale che potete vedere nell'immagine. A breve, eseguiremo le ispezioni visive e daremo i risultati a Planetec in modo che, questi risultati possano consentire di affinare la lettura dei dati che ci vengono restituiti da questi monitoraggi satellitari. È un confronto importante perché se i risultati coincidono, si conferma la lettura che viene fatta dai dati satellitari. E se invece si discosta, costituisce un elemento per affinare i criteri di calcolo degli indici di priorità. Da ultimo, gli sviluppi futuri, sull'esempio di quanto stiamo attuando sul ponte di Vapro d'Adda, procederemo a integrare i dati anagrafici dei ponti e delle ispezioni in loco con quanto rilevato da Reticus, con lo scopo appunto di affinare le elaborazioni fornite ed avere degli indici di priorità sempre più precisi. Avvieremo poi dei corsi di formazione dedicati per il personale che opera su questi strumenti e attueremo l'integrazione di Reticus con il nostro Bridge Management System che stiamo implementando. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie architetto Tadini. Insomma, quindi direi che l'implementazione di Reticus all'interno della sezione strade della città metropolitana di Milano si è inserito sicuramente insomma, nell'ottica di innovazione tecnologica alla quale l'amministrazione guarda sempre con particolare interesse e che naturalmente anche i punti di criticità che si sono rilevati, come per esempio la criticità sul personale che magari poco incline, no, ai cambiamenti, insomma, può essere superato tranquillamente con della formazione ad hoc e naturalmente poi la necessità di integrare i dati di rilevamento satellitare con tutti gli altri sistemi di monitoraggio. E con naturalmente il sistema più ampio, no, di Bridge Management System che la città di metropolitana di Milano sta implementando. È una giusta sintesi questo architetto? È una giusta sintesi, sì. L'elemento del personale è un elemento sicuramente fondamentale per far sì che questi strumenti siano sempre più applicati e per trasmettere questo cambiamento proprio metodologico che a volte stenta un po' ad andare È anche un po' culturale, se vogliamo. avanti. È un cambiamento culturale, sì. Cambiamento anche generazionale, direi.
Va bene, grazie ancora architetto. E questo ci porta poi direttamente alla terza fase, alla terza parte di questo webinar, nella quale Vincenzo ci parlerà proprio dei quali possono essere i fattori di successo nell'adozione di reti Q-Safeway per un ente gestore di infrastrutture stradali o ferroviarie, nella sua esperienza di service manager proprio di questo servizio. Vincenzo, a te la parola. Grazie Massimiliano, intervengo con piacere in questo webinar dove abbiamo, diciamo, l'architetto Tadini ci ha raccontato, diciamo, come questo servizio si sta inserendo all'interno delle procedure operative utilizzate dalla città metropolitana di Milano per il monitoraggio delle infrastrutture. Quindi da qui sicuramente riparto per evidenziare un primo fattore di successo nell'adozione del servizio Rete Q-Safeway, perché c'è proprio un cambio di paradigma, cioè non parliamo più di monitoraggio della singola infrastruttura, ma con il servizio Rete Q-Safeway, quindi la prima cosa che si fa è estendere e parlare di monitoraggio continuo sull'intera rete. Qui vedete l'interfaccia proprio del servizio Rete Q-Safeway con l'esempio sulla città metropolitana di Milano. Per città metropolitana di Milano stiamo monitorando tutte le strade gestite, 837 km di strada e 453 ponti. Abbiamo visto quanto sono importanti, diciamo quanto è alta l'attenzione in questo periodo sui ponti. C'è stata una direttiva e su questo il servizio sicuramente supporta la parte delle ispezioni che fanno parte della normativa, quindi bisogna farle e bisogna farle con un supporto durante la fase ispettiva, anche per dare un livello di priorità a queste infrastrutture da ispezionare e che è proprio se vogliamo, la parte centrale del servizio, cioè andare a definire un livello di priorità per identificare quelle che sono le infrastrutture, siano esse strade, ponti o ferrovie, da andare ad ispezionare per capire qual è il livello di impatto che sta avendo il movimento che possiamo rilevare da satellite sull'infrastruttura. Qui c'è proprio l'esempio sulle supporto alle ispezioni di livello 1 che Città Metropolitana di Milano sta eseguendo sui propri ponti, che sono previste dalla normativa, e tramite il servizio è possibile andare a identificare su tutti quei ponti indicati come a più alta priorità, ovvero quelli dalla normativa, ovvero quelli che hanno una lunghezza maggiore di 6 metri, quelli che hanno una priorità più alta perché sono affetti da fenomeni di instabilità rispetto a quelli che presentano una situazione di bassa priorità di ispezione e quindi fondamentalmente stabili. Quindi sicuramente questo è il primo paradigma, cioè passiamo al monitoraggio dell'intera struttura. Questo che cosa permette di abilitare? Se ne è già parlato durante il webinar. Sicuramente permette di passare da una situazione di, diciamo così, di reazione, quindi di gestione dell'emergenza, ad un approccio di tipo predittivo, quindi manutenzione predittiva, che permetta di fare che cosa? Di individuare qual è il momento ottimale per dover intervenire sulla struttura e quindi naturalmente una ottimizzazione sia in termini di operazione e quindi di conseguenza anche di costi di gestione dell'infrastruttura. Questo perché lo possiamo fare? Perché co come vediamo in questa slide, da satellite riusciamo a misurare con precisioni millimetriche tutti i problemi di stabilità fin dal principio. E quindi sappiamo, ne abbiamo già parlato all'inizio, come questi problemi di stabilità possono derivare sia da uno stato di degrado strutturale della struttura stessa o da condizioni esterne di rischio come i fenomeni franosi o la subsidenza. Soprattutto quando parliamo di monitoraggio continuo possiamo andare a misurare questo impatto e seguirlo nel tempo sulla infrastruttura stessa. Quindi questo è ciò che sta alla base, diciamo così, della manutenzione predittiva.
Un ultimo punto che mi sento di sottolineare è sicuramente quello del fatto che il servizio Retico Safe è un servizio sicuramente innovativo. Quindi parliamo di innovazione tecnologica. Abbiamo visto quanto è importante il concetto di innovazione tecnologica nella gestione delle infrastrutture, ma un'innovazione tecnologica senza diciamo essere accompagnata da un'innovazione di processo, di fatto non ha nessun senso. E questo è quello che l'esempio di Città Metropolitana di Milano è sicuramente un esempio lungimirante, in quanto con Retico Safeway andiamo a supportare a livello operativo le operazioni sul campo. Pensiamo ad esempio qui, quello che abbiamo riportato è un esempio di scheda a supporto dell'ispezione di livello 1 su uno dei ponti della città metropolitana di Milano, ovvero il sistema Retico Safeway mette a disposizione un cruscotto informativo e una reportistica che può essere usata dagli operatori quando vanno sul campo per, diciamo così, analizzare meglio la situazione dell'infrastruttura, conoscendo proprio quelli che sono i fenomeni in atto sulla struttura stessa, sia rispetto al passato, ma anche in maniera aggiornata fino al giorno dell'ispezione. Questo Grazie è, diciamo. Vincenzo. Grazie Vincenzo. Quindi concludendo direi che i tre attributi maggiori che sentiresti insomma, di sottolineare come vantaggio nell'adozione proprio di un sistema di rilevamento satellitare sono fondamentalmente quindi il passaggio dal singolo monitoraggio di una singola entità che fa parte di una rete molto più ampia, appunto invece al monitoraggio su aree sicuramente molto più estese che riguardano tutta la rete infrastrutturale, che può essere sia stradale naturalmente che ferroviaria, come dicevamo. La definizione quindi dei livelli di priorità che subito ne deriva poi no, dalla tecnica di monitoraggio satellitare e infine naturalmente quindi anche poi il poter ottimizzare ed integrare tutti i processi operativi e organizzativi all'interno di un ente gestore, in questo caso brillantemente presentato dall'architetto Tanini. Benissimo, vi ringrazio, ringrazio i relatori e ringrazio tutti coloro i quali hanno seguito questo webinar. Naturalmente per approfondimenti non esitate a contattarci e ci vediamo prestissimo con il prossimo appuntamento dei webinar di Planet Tech Italia. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie.